Fabrizio Frizzi sostituito da Carlo Conti, quando torna l'eredità. L'eredità, Carlo Conti sostituisce Fabrizio Frizzi. Soltanto qualche giorno fa, la Rai ha comunicato ai suoi telespettatori della momentanea sospensione dell'eredità. Il motivo di tale sospensione, come ben saprete, è il malore che sembra aver colpito Fabrizio Frizzi, che è ancora ricoverato in ospedale. Secondo quanto riportato da TV Blog, il programma preserale di Rai 1 ritornerà regolarmente ad andare in onda. Per ovvi motivi, Fabrizio non potrà condurre la trasmissione che da qualche anno conduce regolarmente. Al suo posto, ci sarà un ritorno alle origini, Carlo Conti, sempre stando a quanto ha dichiarato il famoso portale online, prenderà momentaneamente il posto di quello che è stato il suo successore. Fabrizio Frizzi rimarrà in panchina fino a dicembre circa, in modo da potergli permettere di riprendersi al meglio. Carlo Conti ritornerà al programma preserale più seguito di sempre, anche se con qualche modifica. L'eredità, che era solito andare in onda tutti i giorni, cambierà la programmazione. La domenica ci sarà Amadeus con i soliti ignoti, che per questa occasione avrà una piccola variante nel nome, i soliti ignoti. Tutto sembra essere pronto per permettere al conduttore più amato della Rai di rimettersi in sesto. Carlo Conti prende il posto di Fabrizio Frizzi, il ritorno all'eredità. Fabrizio Frizzi ha avuto un malore durante l'eredità e per questo motivo non potrà ritornare sul piccolo schermo per qualche tempo. Al suo posto, fin quando non si riprenderà totalmente, ci sarà Carlo Conti, storico conduttore del quiz show. Per questa settimana, il pubblico di Rai 1 ha dovuto fare a meno della trasmissione record della rete. Al posto dell'eredità, che per ovvi motivi non poteva essere trasmesso senza la presenza del conduttore, la rete ha deciso di mandare le repliche della nuova stagione di Don Matteo, la fiction che vede Terence Hill nel ruolo del prete che con la sua astuzia riesce a risolvere i casi che vengono affidati alla polizia del suo paese. Carlo Conti, anche se per circa un mesetto, prenderà il posto di Fabrizio Frizzi, nell'attesa che quest'ultimo possa riprendersi dal malore che qualche giorno fa lo ha colpito. Purtroppo, al momento non sappiamo dirvi le sue reali condizioni di salute, anche se è stato confermato da chi gli sta vicino che Fabrizio non è in pericolo. Seppur non sia in forma, Fabrizio sta bene e non rischia particolari conseguenze negative. A dicembre sarà in grado di tornare al timone della trasmissione che da qualche anno conduce regolarmente.